Oggi parliamo di caschi. Per gli adulti non è obbligatorio, ma per i bambini fino a 14 anni è obbligatorio. Non lo comprano per motivi estetici, non lo comprano perché è un togliere e metti, un impiccio come per la moto. È facile, c'è il bauletto, c'è il posto per la bicicletta, te lo devi portare dietro. Per il caldo, per non portarmelo dietro, però ce l'ho. Bisogna pensare prima alla chiave, slegare, poi mettere il casco, poi diventa tutto un rituale. Perché non ne ho trovato uno che mi piaccia, fondamentalmente è questo. Questo è un casco per i più sportivi, un casco un po' più tecnico, è molto ventilato, ha anche la luce posteriore. Viene 52 euro, ma ci sono caschi che possono partire da una base di 25 euro fino ad arrivare ai 200 euro, come ogni cosa. Quindi questi caschi meno sportivi esistono, ma in Italia non si trovano? Sì, sono molto all'estero. Tipo il film con a colazione da Tiffany, che è un cappellino proprio da sera. Ho avuto un incidente, quindi adesso bello brutto, insomma, lo userò sicuramente, sì. Questo è per invogliare un po' i bambini a portare dei caschi, quindi si fanno dei caschi da gioco. Basta che da piccoli imparano a portarlo, questo addirittura il paradenti. Molte volte i bambini non si vogliono mettere. Se per i bambini piccoli di 2 anni si convincono, quelli grandi di meno. Abbiamo il casco grosso, perfetto. Certo, è molto leggero, sicuro. È meglio perdere 30 secondi più e levare e mettere il casco che perdere la vita di 30 anni. Lo comprerà? Ci pensa un po'? Lo comprerò, sì. Okay.